Bentornati a una nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Oggi faremo una crema di porcini con bastoncini di patate fritte. Una cosa carina e anche buona. Andiamo agli ingredienti, che sono funghi porcini, in questo caso sono congelati, però sono i nostri, se trovate il fresco tanto meglio, sedano, carote, cipolla, prezzemolo e aglio tritati, delle patate tagliate a bastoncino, pepe, sale, olio extravergine di oliva, olio di semi per friggere le patate ed ora andiamo alla preparazione. Abbiamo il brodo di verdure che già sta bollendo, l'olio che è già abbastanza caldo, lo alzo un attimino, dopodiché diamo fuoco alla padella dove soffriggeremo i porcini. Andiamo con l'olio extravergine. Ormai avrete capito che dovete usare un buon olio, lo dico sempre. Sedano, carota e cipolla. Con un po' di aglio e prezzemolo. Perfetto. Facciamo rosolare. In questo caso avete il porcino, se non avete il porcino, che ne so, avete asparagi, avete ceci già bolliti magari, potete al posto del porcino usare altre verdure, chiaramente che abbiano cotture abbastanza veloci come il porcino. Ok, rosolato, aggiungiamo il fungo. Ovviamente il porcino congelato è un po' più acquoso, quindi ci dà una tempistica leggermente più lunga dal punto di vista della cottura. Un po' di sale. Aggiungiamo un po' di pepe. Ok, quando sono rosolati aggiungiamo un mestolo di brodo. Lo facciamo bollire qualche minuto. Ora andiamo a frullare il porcino. Prima però alziamo l'olio e mettiamo a friggere le patate, così mentre noi impiattiamo le patate cuoceranno. Proviamo se l'olio è caldo. L'olio è caldo. Mentre le patate friggono, noi andiamo a frullare il porcino. Ok. Le patate dovranno essere croccanti, che poi avremo la cremosità della crema di porcini e la croccantezza della patata. Ok, abbassiamo l'olio e andiamo a scolare le patate.
questo. Ecco qua. Qui di olio ne aggiungiamo veramente poco perché abbiamo già la patata e il piatto è pronto. Crema di porcini con patate. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Questa volta la proposta è un piatto, era caratterizzata da un piatto a tendenza dolce. La tendenza dolce deriva dal fatto che abbiamo appunto qua una crema di porcini con sopra delle patate croccanti fritte, quindi questa tendenza dolce deve essere equilibrata con un vino che abbia delle capacità di acidità e di freschezza rilevanti, che lo possano supportare. Per queste caratteristiche, per un vino di queste caratteristiche, ho individuato la cantina Fiorini. È una cantina storica, tra le prime a produrre questa nostra DOC, in questo caso è un Bianchello del Metauro. È una cantina, dicevo, storica che ha sede a Barchi e nella fattispecie il nome di questo vino è Tenuta Campioli. In realtà si tratta di un Bianchello del Metauro che non fa solamente acciaio, quindi non è un vino che subisce un invecchiamento, un'elevazione in botte, però proprio per queste caratteristiche rimane fresco, acido e sapido, mettendo in equilibrio il palato. Lo vedete anche dal colore, io di solito fino adesso non l'ho mai rilevato, però in realtà questa volta intendo farlo perché lo vedete dal colore, è un colore molto brillante, con delle note, cioè ci sono delle tonalità dorate che fanno capire che questo è un vino molto molto fresco e dalla spiccata acidità. La proposta di abbinamento spero sia stata anche questa volta di vostro gradimento. Nell'occasione, come sempre, vi auguro un buon appetito.